Appena sono tornato dall'Ucraina, da Kiev, e voglio ringraziare a tutti, tutta la gente di buona volontà che veramente voleva partecipare per aiutare questo popolo così schiacciato, martiriato, che vive senza la luce, senza l'acqua. Allora sono andato proprio lì per portare queste magliette che potevamo già comprare grazie alla vostra generosità. Perché abbiamo all'inizio chiesto la partecipazione e ci pensavamo che 100.000 euro potrebbero bastare per tutta questa azione, invece la generosità vostra è incredibile. Siamo raggiunti fino ad oggi a 250.000 euro e ancora non è finito, ancora qualche giorno si può fare questa raccolta. Allora sono andato, ho portato la prima parte delle magliette che abbiamo comprato nelle varie fabbriche in Italia e anche con il prezzo molto buono perché una maglietta costava verso 30 euro, noi abbiamo pagato solo 5 euro, anche questa generosità degli imprenditori, grazie. Allora migliaia di migliaia di magliette già sono state portate, io con il furgoncino particolarmente, ma anche tre tir. Già sono stati arrivati in Polonia, poi dalla Polonia a Leopoli e da Leopoli con le piccole macchine, tutto è stato distribuito alla zona delle guerre. Ma vedendo così tanti soldi che sono arrivati grazie a voi, abbiamo anche comprato i generatori, che lì sono la vita e servono proprio per sopravvivere questo tempo molto, molto difficile sotto zero. A Kiev, anche fuori di Kiev, dormivo lì anche senza i riscaldamenti, senza la luce e grazie ai genitori, ai generatori, potevamo almeno sopravvivere lì. Quindi bacio le vostre mani, un abbraccio fraterno e grazie che questo Natale veramente era cristiano, perché potevamo condividere con gli altri quello che appartiene a noi, anche pochi soldi, ma che gli danno la vita. Grazie e vi benedico tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Un abbraccio forte forte.